È entrato nel vivo il mercato dei dilettanti e lo si capisce dal tenore di alcuni colpi. Il principale lo ha messo a segno il Francavilla, che ha tesserato il centravanti brasiliano Matheus dos Santos, che in riva all'Adriatico proverà a ritrovare quella vena realizzativa smarrita nella prima parte di stagione ad Avezzano, dove lo scorso anno era una macchina da gol. La società del presidente Candeloro ha definito anche l'arrivo di Davide Montagnoli, esterno seconda punta, lo scorso anno al Castelfidardo. Innesti già a disposizione per il match di domani al Vallianzuca contro il Sant'Arcangelo, una vera e propria rivoluzione, peraltro annunciata ad Avezzano, dettata dal cambio della proprietà, dal contenimento dei costi e dal nuovo obiettivo, la salvezza. Dopo Alessandro sono andati via in questi giorni anche Menna, Sbardella, Cerone e Dos Santos. Ufficializzati invece gli arrivi del difensore centrale Daniel Di Nicola, dalla Massese, avezzanese Doc, figlio del bomber Davide, il centrocampista Leo Grazioso dal Castelfidardo e l'attaccante Ettore Padovani dalla Torres. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno in biancoverde. L'Avezzano attende poi risposta dall'attaccante Saverio Pedalino, che si è svincolato dal Pineto e sul quale ci sono anche gli occhi di Giulianova e Jesina. Domani al De Marzi, già partita importante contro la Savignanese per mettersi alle spalle lo stop di Isernia e togliersi dalla zona pericolosa di classifica. Movimenti significativi anche per la migliore abruzzese del girone, il Notaresco. Il presidente Di Giovanni e il DS De Angelis hanno perfezionato le uscite del terzino Edoardo La Barba, finito al campo basso, dell'attaccante Francesco Pretarulo e del difensore Flavio Cianci, e poi tre movimenti in entrata: il terzino Ferdinando Sieno, ex L'Aquila proveniente dal Pineto, il centrocampista Alessio Rucci, anch'egli ex aquilano e proveniente dal Savoia, e l'esterno Fabio Laringe dalla San Giustese. Sieno e Laringe sono under classe 98. Per la squadra di Cudini domani test casalingo contro il Monte Giorgio per ritrovare una vittoria che manca da tre giornate e mantenere la zona playoff. Novità anche a Vasto: dopo Palumbo a inizio settimana la società del patron Bolami ha piazzato due innesti di qualità. In difesa il centrale Luca Sbardella, ex Chieti e proveniente dall'Avezzano. A centrocampo il regista Stefano Capelluppo, prelevato dall'Olginatese lo scorso anno in C con il Fano. Domani ore 18 match sulla carta proibitivo a Cesena, ma il tecnico Montani non vuole partire battuto. È una partita bella che vogliamo affrontare e tutti quanti siamo pronti, quindi per quanto riguarda la preparazione motivazionale si prepara da sola. Però deve essere un piacere, ma allo stesso tempo me la voglio godere bene con i ragazzi, perché dobbiamo fare una gran partita. Mi aspetto una risposta forte da parte della squadra, perché ripeto, la vittima sacrificale non esiste. Noi dobbiamo andare a giocare la partita assolutamente a viso aperto, affrontiamo una squadra forte, ma noi in questo momento abbiamo anche le nostre frecce nel nostro arco. Hanno cambiato poco Giulianova e Pineto, che domani al Fadini daranno vita all'unico derby di giornata. E non è un caso che abbiano fatto pochi movimenti, visto che sono le abruzzesi più in forma del momento, separate da soli due punti. Il Giulianova, che oggi festeggia il 94esimo compleanno, sente profumo di playoff, viene da tre vittorie consecutive, ma dovrà fare a meno di Antonelli e Tozzi Borsoi. Il Pineto ha vinto 6 delle ultime 7 partite, il neo attaccante Fratangelo dovrebbe partire dalla panchina. Giulianova è una squadra che rispettiamo tantissimo, rispettiamo il suo blasone e il suo campo, il Fadini, che è un campo difficile dove giocare, però l'affrontiamo con serenità. La squadra oggi si sta esprimendo bene, ha trovato una quadratura e i ragazzi ci credono. Sicuramente faremo una partita gagliarda, perché è quella che dobbiamo fare se vogliamo uscire indenni dal Fadini.